venissero in Italia me li inchiappetto tutti. Pensate, è vero, eh? Ha dichiarato questo. Beh, è una speranza questa. Renato Zero, vabbè, che dobbiamo fare, insomma? Comunque, può darsi che arrivino quelli dell'ISIS, potrebbero arrivare. Potrebbero arrivare, sono le porte di Roma. Sono le porte di Roma. Noi a Roma abbiamo pensato però di distrarli con dei tentativi così per fargli perdere la strada. No, per esempio, volessero prendere la metropolitana, fra la città di metropolitana. Eccola qua, metropolitana di Roma, metropolitana... Underground con la A. Siamo alla vigilia dell'Expo, questa è la metropolitana di Roma, però insomma si vede che siamo avanti per l'inizio. Hanno migliorato, hanno per la A iniziale l'hanno corretta, hanno messo un ground con la A. Questa è vera, ha una fermata di Roma, credo, Tiburtina. È da apprezzare, perché invece l'inglese maccheronico si dice che poi ci sarà una forma di inglese che sarà parlato da tutti, ma sarà quello, diciamo, meno preciso, un po' più simile al modo in cui si parla. Comunque, insomma, li distraeremo così. Oh, io vorrei farvi una domanda: c'è per caso qualcuno di voi che è juventino? Beh, sicuramente non vi vergognate, c'è qualcuno juventino. Ragione, qualcuno di voi è juventino? Uno juventino, basta, due juventini, tre juventini. Quanti dell'ISIS? No, abbiamo una notizia che non si sa se sia vera oppure se è una bufala. Vediamo, sembrerebbe una bufala. Secondo me è una bufala. Riguarda un inglese che è andato a fare un safari. Questo è libero, se non sbaglio, arriva da libero. Eccolo qua. Stuprato e ucciso una zebra, aveva una maglia bianco-nera. Safari horror, effettivamente, per questa notizia appunto è di Libero, però non riusciamo a capire. Non abbiamo ancora capito se sia vera oppure no. La zebra ha confermato, comunque. Però questo ci dà il là, perché? Perché questo è un periodo di crisi in cui le persone, gli italiani, vanno un po' meno in vacanza all'estero, bisogna ricominciare.